Buongiorno. Oggi parleremo di uno dei più grandi poeti della letteratura tedesca del XX secolo. Parleremo infatti di Rainer Maria Rilke e dei quaderni di Malte Lauritz Bridge. Non si sta parlando di un poeta poco conosciuto, poco noto. I commenti possono sembrare anche superflui, infatti, come tutti sappiamo, è uno dei più grandi, è stato tra i più grandi poeti tedeschi vissuti a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi, praticamente i primi decenni del XX secolo. Lui era nato a Praga nel 1875. Adesso qui, diciamo, diamo una piccola introduzione biografica, non voglio entrare nei dettagli anche perché la vita di Rilke è abbastanza, non dico lunga, ma più che altro è ricca anche di episodi molto importanti che uno chiaramente si può anche andare a leggere altrove, anche sulle varie biografie che sono state anche scritte su questo grandissimo autore. Comunque proveniva da una famiglia di origini aristocratiche, perché infatti la madre era figlia di un... il padre era militare, ma la madre era figlia di Karl Heinz, che era questo industriale ed era stato anche addirittura un consigliere imperiale. I nonni anche di Rilke, infatti, erano proprio degli aristocratici prussiani. Lui, infatti, nella giovinezza, dopo che i genitori si separeranno, andrà a vivere con la madre, che lo farà iscrivere al collegio militare. Lo manderà subito alle scuole militari, a partire praticamente questo nel 1886, della scuola militare di St. Paul Ten. Periodo molto importante, questo anche perché per Rilke inizia anche una. Abbiamo un'infanzia, una giovinezza molto difficile, dove infatti proprio l'amore anche per la poesia, per la letteratura, gli faranno superare anche in qualche modo questo periodo abbastanza travagliato. Lui frequenterà, come ho detto, i collegi anche tra il periodo tra il collegio militare di St. Mecht, poi successivamente anche a Linz, quindi in Austria. E diciamo che la svolta vera e propria avviene nel 1896, quando comincerà a viaggiare l'Europa, nel senso che si stabilirà dapprima a Monaco, Monaco di Baviera, dove comincerà a frequentare i corsi di filosofia presso l'Università di Monaco. Conoscerà diversi grandi autori del periodo, sarà amico di Arthur Schnitzer, conoscerà lui Andreas Salomè, dove infatti poi compierà anche un viaggio in Russia proprio nel 1900. Viaggerà molto l'Europa, infatti non soltanto abbiamo visto la Germania, ma anche la Francia, Parigi in seguito, e poi l'Italia. L'Italia infatti sarà anche una delle mete predilette del grande poeta tedesco. Infatti inizialmente andrà a Venezia, poi a Firenze, poi si stabilirà anche a Roma, questo nel 1904, se non sbaglio. E conoscerà, come ho detto, tutti i più grandi, anche non soltanto scrittori, dalla Salomè ovviamente a Schnitzler, anche a Karl Kraus, i grandi che abbiamo spesso anche citato. Comincerà soprattutto in questo periodo anche a leggere la grande letteratura. Non soltanto quindi fino a quel momento nel soggiorno, quando ancora era durante la sua infanzia, era molto legato ancora alla letteratura, quella diciamo così boema, ma anche ai poemi tedeschi o comunque alla letteratura ad esempio scandinava, che eserciterà nel primo periodo una grande influenza, non soltanto Ibsen, Strindberg, diciamo così, ma anche Jacobsen ad esempio, che autori che oggi forse sono anche meno ricordati, che però all'epoca andavano per la maggiore. Anche perché il naturalismo, come sappiamo, letterario esercitava anche una grande influenza, soprattutto verso la fine tra la seconda metà dell'Ottocento e proprio gli inizi del XX secolo. Nel periodo, come ho detto, i primi anni del XX secolo, Rilke comincerà anche a studiare i più disparati autori, anche si dedicherà alla lettura dei più disparati anche delle più variegate letterature, quindi approfondendo non soltanto, come ho detto, la letteratura tedesca, ma anche la grande letteratura francese, da Baudelaire a Verlaine, a Mallarmé ovviamente, ma anche poi ovviamente la letteratura russa, la letteratura inglese, come ho detto anche scandinava. Comincerà anche a conoscere, ad interessarsi molto all'arte, alla scultura, anche perché poi si sposerà a sua moglie, come sappiamo, la moglie di Rilke sarà la scultrice Clara Westhoff, che era appunto anche allieva di Auguste Rodin. Infatti è molto importante perché Rilke proprio nel 1903, così adesso arriviamo subito a commentare l'opera di quest'oggi, l'opera di cui parleremo, si recherà a Parigi. Comincerà
con l'intento di studiare, proprio di scrivere un'opera dedicata ai grandi pittori francesi dell'epoca, opera che poi non verrà più scritta, però dedicherà molto, molto del suo tempo a frequentare il grande scultore Auguste Rodin, dove scriverà anche molti, alcuni suoi saggi proprio su, dedicati insomma, a questo grande scultore. Molto importante anche il viaggio in Scandinavia che lui compirà, se non sbaglio anche qui nel 1904, tra il 4 e il 5, ripeto, in questi anni lui viaggia moltissimo per l'Europa, infatti Rilke è stato anche un poeta che è stato uno dei primi, come tanti altri grandi, ad essere quasi un poeta internazionale in questo senso, nel senso che aveva grandi conoscenze, era più famoso all'estero praticamente, in Italia ad esempio, o anche in seguito in Francia, poi come ho detto in Russia, dove aggancerà moltissimi incontri, conoscerà anche Marina Cvetaeva, la grandissima poetessa, come abbiamo visto sarà amico anche di Pasternak, di Alexander Bloch, di tutta la grande corrente dei poeti simbolisti, a cui lui in un certo senso appartiene, che ad esempio in Austria, dove invece verrà per molto tempo quasi del tutto ignorato. Ricordiamo che infatti le sue opere più importanti, quelle più famose, come i Sonetti Orfeo e successivamente anche le Elegie Duinesi, lui comincerà a scriverle a cavallo tra il 1912 e verranno poi pubblicate soltanto nel 1923. Sappiamo che Rilke poi morirà nel 26, morirà in Svizzera. Quindi praticamente il successo, messo, chiamiamolo in questo modo, chiaramente per come oggi si può intendere, arriverà tardi, come è successo per tanti grandi poeti letterati insomma, dello scorso secolo. E dimostra anche un'altra volta come la letteratura, come in quell'Europa di quegli anni, nonostante, come abbiamo visto, ci fossero situazioni drammatiche, anche perché ricordiamo che nel 5 poi scoppierà la rivoluzione, la prima grande rivoluzione in Russia che porterà poi alla creazione del Parlamento, c'era stata la guerra tra russo-nipponica vinta dai giapponesi, poi in seguito, come sappiamo, ci sarà la scoppio della prima guerra mondiale, però c'era ancora anche una corrente letteraria, tra l'altro una grande vitalità culturale, come abbiamo detto tante volte, che andava dall'arte, dall'Art Nouveau, come abbiamo visto, alla grande, al cubismo in seguito. Infatti, quando poi Rilke vivrà per molto tempo a Parigi, frequenterà i grandi salotti anche letterari, caffè, conoscendo anche non soltanto grandi scrittori dell'epoca, ma conoscerà anche grandi pittori, infatti grandi scultori. Successi anche nella musica, c'era un fervore, un'alimentazione, potremmo dire così, una situazione, un tessuto che faceva sì che un poeta come Rilke, che aveva anche diciamo una certa, molto schivo anche per sua stessa natura, lui comincerà a scrivere in realtà nel 1910, infatti è importante ricordare che questi quaderni di Malte Lauritz Brügge, Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brügge, in realtà cominciò a comporli dal suo soggiorno a Parigi, quando lui manderà delle lettere alla moglie, appunto a Clare, a partire in altre, e verranno poi successivamente ultimati e pubblicati nel 1910. Rilke, come ho detto, sarà un poeta estremamente noto all'estero, più che nella sua stessa patria. Questo, come abbiamo visto, è stato anche un fenomeno che ha riguardato molti altri grandi anche della letteratura. Tra l'altro è importante perché proprio grazie anche all'incontro con la Salomè, Rilke comincerà anche a studiare Nietzsche, a studiare quindi anche la filosofia, ad avvicinarsi dopo il suo soggiorno, ad esempio, in Scandinavia, a studiare Kierkegaard anche. Quindi i suoi interessi, come abbiamo visto, vanno dall'arte. E poi studierà appunto anche filosofia, letteratura ovviamente, però inizialmente le sue composizioni sono, diciamo così, quelle giovanili. È importante fare questa premessa perché così riusciamo anche a comprendere come è nata, diciamo così, quest'opera quasi unica nella storia della letteratura, che sono i quaderni, appunto, per quanto poi in realtà la traduzione non sia proprio corretta, perché il Aufzeichnungen significa in realtà gli appunti di Malte Lauritz Brügge, poi fu tradotto nei quaderni, perché nell'edizione che lui curò proprio per la traduzione francese. Vedremo anche perché sarebbe stato più corretto mantenere invece il titolo originale, appunto, ossia gli appunti di Malte Lauritz Brügge. Diciamo che però inizialmente i suoi interessi letterari, lui comincerà a scrivere poesie, chiaramente poemi, piccoli poemetti, piccoli racconti anche, ma a partire proprio da questa sua opera, i quaderni appunto di Malte Lauritz Brügge, c'è una svolta, avviene una grande svolta nella poetica di Rilke, perché fino a quel momento la sua stile anche era ancora, possiamo dire, inquadrabile all'interno di una determinata corrente letteraria, che era quella, come abbiamo visto, del naturalismo, ad esempio.
Infatti anche le sue prime opere non sono quasi per niente, diciamo così, ancora non vengono lette, ingiustamente, perché come ho detto tante volte, quando si studia un autore bisognerebbe andare a leggere anche da dove è partito, anche per farci un'idea, altrimenti non sappiamo di che cosa si sta parlando. Crediamo che certe opere nascano così. In realtà comunque quest'opera che oggi cercheremo, come detto, di più che commentare, introdurre, perché è un'opera così complessa, anche così ricca di spunti, è un libro unico in questo senso, è una delle opere che hanno fondamentali della storia della letteratura, perché molti lo hanno paragonato al Daedalus di Joyce, che uscirà proprio in quegli anni. Tendiamo sempre a tenere presente che, come abbiamo visto, il primo ventennio del Novecento, fare appunto un paragone con la nostra epoca è quasi veramente è come, non lo so, paragonare Maradona con un calciatore della Binoleffe, insomma, può fare questo paragone qui a livello calcistico. Aveva dato, come abbiamo visto, tantissimi grandi letterati, non soltanto completamente diversi, tutti però grandi, perché abbiamo visto una varietà così immensa, perché da una parte abbiamo Joyce, poi abbiamo Proust, poi abbiamo Rilke, come vediamo, poi abbiamo Schnitzel. Potremmo andare poi in Italia, c'era Svevo, poi c'era anche D'Annunzio. Quindi troviamo situazioni, anche scrittori, Apollinaire in Francia, adesso sto dicendo proprio i primi che mi vengono in mente, così vari, così diversi. Pensiamo anche appunto alla stessa cosa dicasi nell'arte, c'è l'Art Nouveau in Francia che stava sorgendo, ma nello stesso tempo, che era già sorta ovviamente agli inizi del Novecento, chiaramente questo stile floreale che poi troveremo anche nella Vienna di Gustav Klimt e che poi chiaramente da lì a poco tempo si tramuterà anche nelle correnti, infatti poi nei primi anni 20 troveremo l'espressionismo, poi ci sarà il surrealismo, poi troveremo anche l'astrattismo, poi troveremo il cubismo, il futurismo, già a partire dagli anni 10, dal 12 in poi. Proprio anche col sorgere, insomma, con l'avvento della prima guerra mondiale. Quindi c'è, come vediamo, un fermento incredibile. E Rilke con questo testo si inserisce proprio come quasi come una scheggia all'interno di questo panorama. Perché se il parallelo con Joyce può in qualche modo essere, diciamo così, con Daedalus, come ho detto, può anche essere accettato. In realtà, leggendolo con grande attenzione questi quaderni, in realtà questo testo, e poi capiremo perché si chiamano i quaderni. Ci rendiamo conto che soltanto attraverso una lettura molto distratta e superficiale possiamo realmente paragonarlo a Joyce. Perché Joyce, quando leggiamo ad esempio, non dico solo il Daedalus, ma anche Finnegan's Wake, ad esempio, anche l'Ulisse, ovviamente l'opera più famosa probabilmente di Joyce, troviamo sicuramente uno stile che cerca anche di estremamente espressivo, come sappiamo. Ma più che espressivo in Joyce c'è anche questa volontà di andare a ricreare un linguaggio. Cioè di trasformare la lingua, quasi portarla al limite estremo delle sue stesse possibilità. Infatti, a volte Joyce c'è anche questa volontà, a volte, almeno a me personalmente mi sembra, di sperimentare anche in maniera forse un po' eccessiva, un po' artefatta. In più c'è anche come dire, una forte critica sociale, una forte critica anche di quella che era l'Irlanda, anche le istituzioni politiche, anche religiose dell'Irlanda del suo tempo. E questo, infatti, secondo il mio modesto avviso, fa apparire Joyce uno scrittore straordinario, ma anche molto datato. Perché oggi, secondo me, Joyce riletto andrebbe preso soltanto alcuni aspetti. Invece, spesso noi ci sentiamo tanti grandi, anche oggi, lettori che citano Joyce, un po' come quelli che citano Sartre continuamente, o alcuni di questi. Perché poi, come ho detto, sono scrittori diventati famosi, come ho detto, per caso di Joyce, per un'opera che poi molti neanche sono andati realmente a leggere. Invece quest'opera di Rilke, a differenza dell'Ulisse, che è anche un testo pesante da leggere, parliamoci chiaramente, cioè un testo che sono, non so, che non soltanto per la lunghezza non significa nulla, ma proprio perché a un certo punto sembra quasi che lo scrittore, che l'autore in quel caso, voglia soltanto anche questo gusto anche dello sceno, sappiamo, no? Che in Joyce è molto presente, in Rilke è completamente assente, Rilke ha una prosa che è quella in realtà che lo fa apparire a quei poeti quasi neoclassici in realtà. In Rilke non c'è questa volontà di modernizzare ad ogni costo la lingua, di sperimentare quasi col gusto quasi tipico delle avanguardie, perché che poi prenderanno tutte un pochino spunto a partire, diciamo, le avanguardie letterarie, Joyce diventerà anche un po' questo baluardo.
In realtà in Rilke, leggendo, ma non soltanto in quest'opera che è fondamentale, ripeto, è alla base, chi non ha letto i quaderni di Malte Lauritz Bridge dovrebbe assolutamente andarseli a leggere, perché prima di andare a leggere le opere successive, come i Sonetti Orfeo, come abbiamo detto, o le Elegie Duinesi, perché già qui c'è tutto Rilke, qui è presente tutta la grande poetica di quest'autore. E la storia, potremmo dire così, che non ha neanche una trama, perché la storia di questo giovane aristocratico decaduto, che è praticamente un poeta, che si chiama appunto Malte Lauritz Bridge, che sta andando praticamente, si è recato a Parigi per, non si capisce bene per quale motivo, come anche Rilke stesso, si era, come abbiamo visto, aveva fatto, compiuto diversi viaggi nella capitale francese, e si stabilisce nel quartiere latino. Sappiamo che il quartiere latino era anche il quartiere degli studenti, degli artisti, dei letterati, anche perché si trovavano stanze a poco prezzo, insomma. È molto interessante perché questo testo in realtà io lo accomuno molto di più con un'altra opera fondamentale di fine 800, che è L'Inferno invece di Strindberg, che ha molti, in realtà, ha molte analogie con quest'opera. Ricordiamoci infatti che non è a caso che questo protagonista, Malte Lauritz Bridge, sia proprio un danese, un nobile danese ormai decaduto. Esattamente, infatti, abbiamo visto come l'influenza anche della letteratura scandinava, anche grazie ai viaggi che Rilke aveva compiuto proprio in Scandinavia, soprattutto in Danimarca, eserciteranno una grande influenza sulla letteratura di Rilke, ma anche lo stile nietzscheano. Ecco, Nietzsche, secondo il mio modesto avviso, è estremamente presente qui, perché questo è un libro che potremmo definire, non sono altro, come l'ha definito anche giustamente Giorgio Zampa, poi anche nel saggio che poi è correlato a quest'opera, a questa edizione che io possiedo, come una continua un libro che è formato da continue schegge, nel senso che abbiamo diversi paragrafi, non segue mai uno stile lineare qui Rilke, e per questo forse molti lo hanno visto, in qualche modo lo hanno voluto paragonare a Joyce, ma soltanto in questo può essere presente, diciamo così, un parallelismo, soltanto da questo punto di vista, perché per tutto il resto lo stile, intanto è un libro che è fondamentale perché ogni verso è quasi, potremmo leggerlo a sé stante, nel senso che ogni paragrafo potrebbe essere preso, tolto da quel contesto e letto, può sembrare in qualche modo, fatti quei libri che abbiamo visto anche quando parlavamo, ad esempio, anche di Émile Cioran, cioè quei libri che sono sempre vivi, cioè nel senso che noi riapriamo qualsiasi pagina qui e troviamo sempre delle illuminazioni, sono delle schegge, sono dei frammenti. Ecco perché qui lo stile nietzscheano è fondamentale, perché i libri di Nietzsche, come sappiamo, da un certo momento in poi della vita di Nietzsche, saranno proprio questo, non sono altro che dei libri che hanno sempre al loro interno dei frammenti, ma non sono aforismi in realtà, sono dei. A un certo punto, infatti, il nostro protagonista, questo Malte Lauritz Bridge, dove non sappiamo niente di lui, non sappiamo nulla di che cosa farà, per quale motivo, come abbiamo detto, si trova lì a Parigi. Abbiamo soltanto una data iniziale che è l'11 settembre, ci dà anche la via dove lui si sta recando, ma è interessante perché poi a un certo punto lui comincia ad isolarsi, la prosa comincia a esplodere in qualche modo attraverso dei giochi piramboleschi, nel senso che cominciano queste digressioni fondamentali, come abbiamo visto nella letteratura. Ecco perché molti lo hanno considerato anche un romanzo, per quanto poi in realtà non abbia lo stile classico del romanzo, perché è un testo che, come abbiamo visto, lui comincia a un certo punto, il nostro protagonista, a ricordare unicamente il proprio passato, quindi a pensare a quella che era ad esempio la sua famiglia, a come era morto suo padre, a tutta la situazione anche della sua infanzia, ovviamente, quindi rievoca unicamente il passato della Danimarca. Chiaramente qui Rilke, il personaggio di Malte Lauritz Bridge, è chiaramente il doppio del poeta stesso, il doppio di Rilke. Infatti lui non ha voluto parlare, inizialmente questo testo doveva essere scritto in terza persona, poi successivamente, dato che non riusciva Rilke ad avere una prosa lirica, per quanto ovviamente questo è un testo che ha una prosa poetica, come abbiamo visto, perché a partire dal Novecento quasi prosa e poesia, diciamo, si vanno a mescolare. Questo era già cominciato, come abbiamo visto, già verso la fine dell'Ottocento. Se questi due stili letterari fino alla fine del Settecento praticamente erano separati, cioè da una parte avevamo la poesia, la lirica ovviamente, da una parte c'era la prosa, che erano quasi, diciamo, quasi in contrapposizione, ma erano molto staccati, e poi per molta parte dell'Ottocento, anche perché noi abbiamo ancora oggi la visione del romanzo scritto in prosa. Nel Novecento, infatti, questo è uno dei tanti esempi, nasce quel genere letterario, come nel caso, come abbiamo visto qui, del quaderno di Malte Lauritz Bridge, dove la prosa e la poesia si mescolano completamente.
Dove infatti la trama manca, se uno cerca ovviamente una linearità, una logica in un testo del genere, allora non ha proprio capito nulla di quello che sta leggendo. Questa specie di anche anarchia narrativa, dove infatti molti l'hanno definita, ecco perché è più importante non definirlo più un quaderno, ma degli appunti sparsi, come se Rilke lui stesso disse, come se io avessi trovato degli appunti così trovati all'interno di un cassetto e li avessi unicamente rimessi insieme. Infatti il romanzo sembra quasi distaccato, sembra non avere una sua logica, ma è proprio nella sua mancanza di struttura in realtà, di una struttura narrativa ben compiuta, lineare come siamo abituati, che in realtà è presente proprio quella sua grandezza. È un testo che infatti non ha neanche un finale, rimane quasi interrotto bruscamente, però ha delle tematiche, come vediamo, infatti è questo anche un aspetto importantissimo, che le tematiche sono ben delineate. Chiaramente Rilke qui descrive anche il sopraggiungimento della società di massa, descrive anche la precarietà dell'esistenza. Non è un caso che continuamente questo poeta, Malte Lauritz Bricio, si trova a Parigi, ma invece di descrivere la bellezza della Parigi che tutti ci possiamo immaginare, dalle opere d'arte al Louvre, lui si continuamente barcolla tra questi lazzaretti, tra questi quartieri sempre più impelagati nella povertà, nella miseria, in queste strade così fangose dove non si riesce neanche a camminare, nella malattia delle persone, continuamente frequenta sempre, si trova a vedere degli ospedali militari. Proprio all'inizio del testo lui descrive questi ospedali dove si sofferma sempre nella descrizione, non lo so, di un signore anziano che arranca, di una donna che è incinta, che quasi sta, non riesce neanche a reggersi, anche della crudeltà dei medici. Ecco perché qui queste schegge così violente, che riportano a Baudelaire ovviamente, che riportano a Rimbaud, riportano alla grande poesia dell'Ottocento, a quella prosa poetica, come abbiamo visto in Baudelaire ad esempio, che attraverso uno stile che è estremamente moderno, però che nello stesso tempo è anche classico. Ecco, Rilke potrebbe essere in questo una sorta di Beethoven, io potrei dire, a livello musicale, perché è un autore in questo caso che è eternamente classico ed è eternamente moderno anche. Non invecchia mai, diciamo così, questa prosa. A differenza, come detto, di Joyce, che è molto artefatto a volte, è estremamente anche ridondante, si riesce anche a capire come siano tutti a volte degli esperimenti che poi sì, interessanti. Ma che cosa poi ci sta dicendo realmente? Ecco, Rilke non c'è mai questa logica dell'effetto, di voler ad ogni costo andare verso l'effettistica, anzi, lo stile è anche abbastanza semplice, per quanto sia complessa ovviamente la lettura, ma è complessa perché se noi cerchiamo, come ho detto, per i lettori che vogliono cercare una linearità, una logica in un testo che invece non ha nessun tipo di reale linearità, è proprio in questa sua anarchia, che è l'anarchia della modernità in fondo. È il caos di un'epoca che non ha più nessuno spazio ancora, che non lascia spazio per l'artista, che l'artista o l'autore, un poeta che è costretto a vivere squattrinato, sempre in balia delle malattie. Ecco, il tema della morte è un tema centrale. Interessante, ad esempio, quando lui rievoca la morte di suo padre, il padre era morto proprio qualche anno prima. Interessante anche questi fantasmi che a volte ritornano, ad esempio, i morti che si mescolano con i vivi. Proprio quando lui rievoca il passato anche della sua infanzia in Danimarca, che chiaramente era il passato di Rilke vissuto in realtà in Repubblica Ceca, a Praga e poi successivamente, come abbiamo visto, nelle altre, a Linz e nelle altre città, e dove appunto i vivi a un certo punto si mescolano con i morti. Ad esempio, la nonna che era morta, cioè, si alza e va a tavola tranquillamente con la famiglia, e questo può quasi presagire ad una forma quasi espressionistica. Infatti, è un testo estremamente espressivo, molto simbolico. Ripeto, Rilke appartiene a questa corrente dei poeti simbolisti, alla corrente che comincia da Baudelaire, come abbiamo visto, a Verlaine, poi successivamente. Tra l'altro, lui sarà amico anche di conoscerà anche Ungaretti a Parigi. Insomma, tutta quella grande scuola che, come abbiamo visto, è stata la grande scuola poi della letteratura del Novecento. E questo testo, metto i quaderni, gli appunti, infatti, come giustamente andrebbero più che altro chiamati, di Malte Lauritz Bridge, che è un testo fondamentale, perché poi a un certo punto lui, questo nostro protagonista, ce lo perderemo, non sapremo quasi più niente di Malte Lauritz Bridge, non sapremo se morirà, perché capiamo che questo personaggio è malato, ha dei problemi di salute, è anche completamente sempre con la paura anche del denaro che non ha mai. E tutto questo mescolamento anche tra la vita quotidiana, la realtà concreta, anche nella sua violenza, nella sua asprezza, nella sua durezza senza pietà anche, e nello stesso tempo questo chiudersi quasi in un universo parallelo che è il ricordo, che anche queste digressioni che portano a un certo punto a parlare di filosofia, di storia dell'arte, a descrivere città meravigliose da Venezia, poi cominciare a descrivere Vienna, tutte le grandi capitali che poi chiaramente Rilke aveva anche visto nei suoi viaggi. Rendono quest'opera
un opus, come abbiamo visto, un'opera unica, e questa è anche la grandezza del grande autore, quello di essere in grado di scrivere un libro che soltanto lui poteva scrivere. Questo è un testo che oggi, se provassero i moderni scribacchini, non saprebbero neanche dove mettere mano, perché chiaramente, come dire, elaborato attraverso soltanto una grande capacità, ovviamente creativa, ma attraverso quello scardinare anche la propria anima. Questo Rilke è stato, come vediamo, uno dei più grandi veramente poeti della storia, probabilmente non soltanto del Novecento, ma io direi proprio della storia della letteratura. Ed ecco perché I quaderni di Marta e Lauris Brix, un'opera comunque abbastanza nota oggi, su cui però stranamente non si cita poco rispetto ad altre, rispetto magari ai sonetti, a Orfeo, alle Elegie Duinesi, che sicuramente sono altre opere, ma sono già più in qualche modo inquadrabili in uno stile, in uno stile poetico, in un genere, diciamo così, in un genere letterario. Questi quaderni, in realtà, questi appunti rappresentano, attraverso poi la creazione di un alter ego, che come abbiamo visto era tipico anche di molti grandi autori, utilizzare l'alter ego per far parlare, in qualche modo per parlare di loro stessi, soprattutto a partire dal Novecento, questa diventerà una caratteristica comune a molti, rappresentano invece un passo fondamentale nella carriera anche di Rilke, perché poi tutto il resto, quello che è venuto dopo, non sarebbe mai potuto venire fuori, diciamo così, non avrebbe forse mai potuto scriverlo se non fosse passato attraverso la composizione dei quaderni di Malte Lauritz Bridge, che rimangono sicuramente tra le opere più importanti non soltanto della carriera di questo grandissimo poeta, ma anche della storia della letteratura del Novecento. Grazie.